signore e signori, da Bruxelles, Maurizio Crozza. Liebe Italiener, endlich ist es soweit. Im letzten Moment, aber es ist soweit. Am 22. Dezember, heiliger Bimbam, heiliger Bimbam. Aber es ist soweit. Warum? Warum im letzten Moment? Ganz Europa wird darauf scheißere vor Ungeschenken zu kaufen. Ich hab sie im Autogrill von Brüssel gefound ein 5 Kilo Nutella. Auf jeden Fall, Italien ist gerettet. Europa ist gerettet. Godiamoci il Natale. Maestro, cantiamo in sol maggiore, per favore. Grazie. Scusate, brutto affare qua. Fro. Però maestro, non faccia italiano come al solito, ok? Frohe Weihnachten vuol dire buon Natale. Certo in tedesco suona un po' mal. Vi faccio gli auguri di un anno sereno. Lo ha detto anche il Mario, noi ce la faremo. Thank you.
Grazie, grazie. Questo era un coro, il firma coro coi ragazzi del Teatro dei Gordi. Si porti via l'impalcatura, mi si tolga da Merkel e mi si metta uno smoking. E hanno lasciato il leggio, ci piace a noi il leggio. Ciao ragazzi, come va? Dunque, benvenuti a Italia, ragazzi. Io guarda, vi giuro, sono bello? Sono elegante? Che bello, no, vi ringrazio, siete qui invece di essere a scartare i regali, perché oggi si scartano i regali, no, non si, si scambiano, non si scartano i regali. Ragazzi, posso dirvi una cosa? Facciamoci questo Natale di Merkel, ma poi sono sicuro che ci riprendiamo. Credetemi, ragazzi, scommettiamo? Scommettiamo che ce la facciamo? Dai, scommettiamo, 5-1. E dai, scommettiamo. Tanto scommettono tutti, cazzo, possiamo scommettere anche noi. Scommettiamo, ragazzi. Il settore delle scommesse in Italia è la terza industria, è la terza industria dopo Eni e Fiat. A 120.000 addetti. Se poi ci aggiunge anche Doni, sono 121.000. Però, no, 120.000 è uno. E ragazzi, il calcio, ma c'è ancora un po' di credibilità nel calcio. Ma mi hanno tolto anche il calcio. Ma no, ragazzi, il calcio no, ma io da babano, da babanetto a Genova, noi giocavamo a calcio sempre, tutto il giorno. Era bello, era pulito. Giocavamo 8 ore al giorno il primo tempo. Poi andavamo a mangiare un tocco di formaggio e poi d'estate giocavamo fino alle 10 sempre. E poi ci sedevamo tutti sul muretto così, no? 12-13 anni. E inizia a fare quei discorsi tipo, ma te però, con la Bardot, perché c'era la Brigitte Bardot, ma te preferiresti essere su un'isola deserta con la Bardot o fare la finale contro il Brasile? Ragazzi, mi credete che non c'era nessuno che volesse stare con la Bardot? Guarda, una cosa, cioè proprio il calcio è una cosa bella, e perché ce lo devono? Io allo stadio non ci vado più. Ormai quando qualcuno fa gol, tutti i 22 giocatori esultano. E cazzo, il sospetto ti viene, no? Ma guarda che... No, ragazzi, vi prego, ditemi che credibilità ha il calcio, ditemi. Hanno più credibilità i casalesi, che infatti sono quelli che vanno avanti la baracca. Cioè, ma dimmi te, se uno a Singapore deve fare la ola perché segna l'albino l'F. Ma vi rendete conto? I soldi li ritirano a Napoli. Cioè è un troiaio, 7 milioni una partita dell'albino l'F. Cosa c'è rimasto di credibile in questo paese? La politica non è più credibile. Il calcio non è più credibile. Ecco, il gioco d'azzardo sì. È credibile, no. Guarda, negli ultimi 10 anni, guarda, gli italiani si sono giocati tra lotterie, jackpot e scommesse 400 miliardi di euro, un quinto del debito pubblico accumulato in 150 anni di storia. Oggi, se vai nelle tabaccherie, c'è gente che gioca alle slot, videolotterie, videopoker, gente che fa la schedina, gente che gratta. Se uno entra per un pacchetto di sigarette lo guardano male. Cazzo vuoi, tu vizioso, vai via! No, ma in televisione, su internet, ve ne siete accorti che siamo bombardati dalla pubblicità? Ve ne siete accorti? Sono pazzo? Ditemelo, ce ne siamo accorti, ditelo. Sì. Siamo bombardati dalle pubblicità che invitano a giocare. Monti, dov'è Monti? Sono Mario Monti. Monti, non so se tu non starai guardando, non so, sarai attaccato col computer in questo momento, sai che lui si mette la USB qua, no? Toto. Sì, si parla, gioca la Tetris col computer. Monti, ti prego. Ti scongiuro, Monti. Vieta le pubblicità del gioco d'azzardo e dell'alcol. Ti prego, Monti. L'hanno già fatto per il fumo. Fatelo anche per le cose che fanno male. Vietiamo la pubblicità per le cose che fanno male. Sono cose che ti creano dipendenza, che ti possono rovinare la vita. Non è un caso che alla fine c'è scritto bere responsabilmente? E giocate responsabilmente, no?
Però c'era gente che si rovina. Io mi sono rovinato responsabilmente. Non è che mi sono rovinato così a casaccio, no, ho pianificato, mi sono rivolto a un consulente, mi sono fatto aiutare, non è che... primi 6 mesi mi sono distrutto il fegato, gli altri 6 mesi mi sono ammazzato col gioco e devo dire che è andata bene, ho sforato di 2 giorni, non è che... Ci sono dei giochi dove vinci un vitalizio, lo sapete? Io non lo sapevo, io non so niente. Vinci un vitalizio, entri in una tabaccheria e se ti va bene vinci un vitalizio. Mamma mia, ragazzi, invece in Sicilia no. In Sicilia basta che entri qua, me lo fate vedere la foto, mi fate vedere in Sicilia. Ecco, basta che entri questo qua, che è questo qua, e se entri alla regione Sicilia è sicuro che ti va bene. Questo è il palazzo dei Normanni, dei subnormanni, ecco, lo vedete? No, è il palazzo della regione. In proporzione costa ai contribuenti 5 volte quello della Lombardia. In Sicilia spendono 20 milioni all'anno solo per le pensioni dei consiglieri. Altro che gratta e vinci, no? In Sicilia prima vinci e poi gratti per tutta la vita. No, voglio dire, 5 volte quello della Lombardia è tantissimo. Ma allora vuol dire che nella regione Lombardia sono dei santi? Non lo so, però cristiani sì. Ce n'era uno niente male. Mi fate vedere la foto di Nicoli Cristiani, lo vedete questo qua? Franco Nicoli Cristiani, fino a un mese fa era vicepresidente del Consiglio regionale Lombardo, ora in galera per tangenti. Gli hanno trovato in casa 100.000 euro in contanti. Adesso questo signore però vuole 340.000 euro di liquidazione. Per la precisione ha chiesto 340.000 euro di liquidazione in pezzi di piccolo taglio e un elicottero sul tetto. Cioè, non è Italialand questa, ragazzi. Ma io in campagna, io ogni giorno ne imparo una nuova. Hanno proposto una nuova sanatoria per gli abusi edilizi. Dal 48 ad oggi in campagna ci sono stati 4 milioni 600 mila abusi, 74 mila ogni anno, 203 al giorno. 203 abusi al giorno. Ma i napoletani non erano pigri. Che cazzo gli ha fatti quegli abusi lì? No! Hanno costruito ovunque, ci sono case anche sulle pareti del Vesuvio. Non usano lo scaldabagno, usano direttamente il cratere, capite? Se abbattessero tutti gli abusi in campagna rimarrebbero la Reggia di Caserta, il Maschiangioino e Pompei, che grazie al cielo si abbatte da solo, cioè varate, ieri un muro, oggi un pilastro. Scusate, me lo fate vedere Schifone? Me lo fate vedere Schifone? Questo qua è Schifone. Questo qui è Schifone, è quello che ha proposto il condono. L'ha avuta lui l'idea. In Italia, quando c'è un problema, cerchiamo di legalizzarlo. Ci avete fatto caso? È come se tu avessi una macchia di sugo su una camicia bianca, invece di togliere la macchia, ti riempissi tutto di rosso e dici, ma io sta meglio col rosso. No, lo capite che è tutto il contrario. È il condono di Schifone, che praticamente è un palindromo, perché funziona anche al contrario, è uno schifone di condono. Cioè, no! Meno male, ragazzi, che da gennaio arriva Serpico. Risolviamo il problema dell'evasione fiscale. Serpico, il potentissimo computer dell'Agenzia delle Entrate, 1 milione di miliardi di byte di memoria, fa 22.000 operazioni al secondo e potrà incrociare tutti i dati dei contribuenti e stanare gli evasori. Pensate cos'è la scienza, pensate. Ecco, tu sei un computer questo che c'ha, pensa, cioè, lui vive... Cioè, X è un algoritmo, è un regore, e l'abbiamo studiato io, Benjamin, c'era un chilo, 22 kg, è proprio un computer che pesa, pensate alla scienza, 1 milione, ecco, pensate, Serpico fa 22.000 operazioni al secondo, ma ne dichiara sono 1.000. Si è già ambientato. Ecco, la scienza... infatti dicevamo, ma tu lo metti un computer di milioni, di miliardi, di miliardi, di milioni, di kilobyte, cioè, fai un abuso per metterci questo di 23.000, cioè, lo dichiari come veranda e ci metti 5.000 km quadrati, ci metti. E che differenza c'è, pensate, la scienza?
Pensate, queste scienze, che differenza c'è tra un evasore e un neutrino del CER? Nessuna. Tutte e due corrono alla velocità della luce verso la Svizzera. Ecco, pensate, c'eravamo... E questa è scienza. Ecco perché noi diciamo che la scienza... Pensate, c'eravamo io, Fragola, c'eravamo io, Spider-Man, Fragola, Shalom. Stavamo facendo... Cos'è? Un esperimento di fisica quantistica. A un certo punto Fragola dice, lo sapete che Serpico ha trovato un buco nero? Caspita, nell'universo? Dice, no, nel mio 740. Ecco, questa è scienza, no, questa è sfiga, ecco. Allora, no, ma io mi auguro che questo Serpico riesca a beccare gente come questo qua. C'è una notizia fantastica, me la fai vedere la notizia. Questo qua era un evasore totale, c'aveva Porsche, yacht, villa sul mare con idromassaggio, con zona benessere, Porsche, Harley Davidson, e uno yacht di 72 piedi. Questo qui era sconosciuto al fisco. Io penso che invece gli italiani debbano conoscerlo. Me lo fate vedere il nome di questo qua? Come si chiama? Umberto Davide Ruta. Così almeno ha un yacht di 72 piedi. Se vi trovate in 31, siete 72 piedi, pensate di dare il calcio in culo con 72 piedi, fa un volo sto qua, no. È Italialand questa qua. Ma io ora, l'avete sentita quella notizia che hanno beccato 4.000 famiglie ricchissime che si fingevano poveri per non pagare gli asili, le scuole, la rete dell'università, le visite mediche? Ma come cazzo, sei ricchissimo e fai l'accattone, ma perché? Ma avete visto che ho lo smoking? È l'alta società, è un certo tipo di alta società. Ve lo ricordate il film Alta Società con Bing Crosby e Frank Sinatra? Siete troppo giovani forse. Questo mi fa piacere perché vuol dire che ho un pubblico giovane. Non ve lo ricordate? Mamma mia, eppure vedo delle persone, cioè, non me lo ricordate? Volete che me ne vada? Non me lo ricordate? Vabbè, è un pezzo bellissimo, Frank Sinatra e Bing Crosby con la bellissima Grace Kelly. Ecco, io sono un Frank Sinatra spuntato, no, in realtà io sono un Bing Crosby, ma ho un Frank Sinatra dietro le quinte, e adesso vedrete chi è, e quindi dall'alta società, questa sera, una parte dell'alta società con una bassissima moralità. Cognacchino? Pier Francesco Favino. Ho fatto la rima. 2, 3, 4. Penso che la società che cosa ci debba dare? Anche se siamo milionari all'asilo statale, i miei figli vogliono mandare. Anche all'università soldi io non vorrei sforzare. Perché i ticket, Dio, la vergogna, siamo sempre noi a pagare. Che pena, che palle, che palle, che triste, che noia. È un'indecenza. Chi ha i soldi viene sempre colpito. Per dirlo a me. Andremo in giro con le infradito. Addio, champagne. Domestici. Faremo del nero. Fossero tutti come noi. Brillante, intelligente. Grazie, salutate. Ho un piano che ci salverà. Dimmi in banca quanto hai. No, no. È l'imponibile, no. Che farai. No, no. Ma non ti preoccupare, fidati, se ti dico che ho un piano. Un milione di euro. Se ne devo di più. Un milione e quattro. Ah. E le tue società. Quali? Quelle finte giù alle Caimane. Te l'ho scoperto. No, tranquillo. Mi è venuto un colpo. Scusa, ma un'idea noi ce l'abbiamo. Se dichiariamo zero, ci danno l'assegno sociale. Asilo nido gratis per i nostri figli. La mensa scolastica. I libri. Le borse di studio. Sconti sulle tasse universitarie. E l'assegno di maternità. Che grandi. Siamo grandi. Che furbi. Che furbi. E Italia Land. Sarò muto come gli amici di Don Verzè. Sai che c'è che per campare
gli indigenti noi dobbiamo far. Porca di una Eva, noi sembriamo poveri, che poveri, pagata la società, noi frega. Ma che sei trucco? Qual è? Ce l'ho scappurata! Lo smoking strappia, la faccia sporchia, un cartello appeso qui, c'è scritto aiutami. Sai che c'è che per campar dei barboni ci dobbiamo truccar. Porca di una Eva, noi sembriamo poveri, che poveri, ma in realtà la società noi freghiamo. La Silvano Belfiore Band, Pier Francesco Favino. Allora ragazzi, allora, fra poco, dopo un po'. No, ti posso levare un capello della Merkel che sì, ti è rimasto attaccato? No, no, è tuo proprio. È mio? No, non credo di no. Ah no, credevo che mi fosse uscito solo un capello biondo. Beh, sarebbe stata una bellissima cosa. No, dunque, allora... Ci è venuta un'idea per far Napolitano, no. A noi due. Lui è venuto qua la prima puntata, poi siamo andati a mangiare una pizza e facendo e mangiando bevendo, la pizza e bevendo, sì. Mi ha detto, perché non facciamo Pupella Maggio? Io so fare Pupella Maggio. E dico, beh, potremmo fare Napolitano con Pupella Maggio che pulisce, sai, Napolitano che cerca di scrivere il discorso di fine anno. E allora, però invece di Pupella Maggio abbiamo cambiato e abbiamo detto facciamo caramella, quindi facciamo sì, un incrocio tra Tina Pica e Pupella Maggio. Mi fai sentire un po' di Tina Pica un secondo? Ti faccio sentire prima Pupella Maggio? Sì. sto mischiando. Sì. Lucario e Sousa, ti so che no, ti devi svegliare. Ma io, firmiamoci qui. Tra poco, grazie, ciao. Pier Francesco Favino, tra poco. È già ottimo. Andiamo. Caro risparmiator, sei una banca, Banca Eniolanum, che ti accoglie nel migliore dei mondi, e ti incosa e ti dice Banca Eniolanum, rovine il nord, vieni di qui. Come gli aborigeni australiani che cantano il digeridù. Non era previsto il... Se il digeridù? Non... Bello, però non ma era... Ma è una cosa bellissima, perché c'è la comunicazione delle tribù aborigeni. Non è molto... Ti fanno... No, è che non è. Noi Banca Eniolanum, dovremmo... porta il tuo grano, bagno Eniolanum. Sì. Sei bellissimo. È molto bello, però. Capio. Noi abbiamo fretta di andare in onda col promo e dovremmo fare quello ti che. Ti lo sapevi che. Sì. Ciao, bella tosa. Sì. Ti lo sapevi? Stare, ti lo sapevi? Ti. Sì. Sì, lasci. Ti lo sapevi? Ti. Sì. Ti lo sapevi? Ti che. No, 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 la prego. Presidente, la prego. E prendale! Lasci stare. Lo sapevi che gli aborigeni comunicano con la telepatia? No, non lo sapevo. Pensa però... un numero da 1 a 9. Abbiamo freddo. Pensa un numero da 9. Va bene. Ti pensato? Sì, l'ho pensato. 5, 4, 9, 8. Vai, Mona, no. Pensalo meglio. Non gli porno le colpa. Era un altro comunque, però veramente noi avremmo fretta di consegnare il promo perché è Natale e se potessimo fare quel testo che abbiamo concordato, semplice, col cerchio alla fine, così andiamo sempre poi tutti a casa. Cerchio. Ma va bene, però guardi, è efficace, si fidi, la facciamo. Motore, azione! Caro risparmiator, se un problema devo fare il cerchio, mi te volevo fare più di Sei che sì? No, no, ma... Se potesse non farlo è meglio. Cioè più. Stavo dicendo che non lo facevo. Ho capito, però l'ha fatto mentre la solita cosa. Per cui se potesse. Non voglio soldi. No, guardi, la prego, non voglio soldi, la prego. Anzi, se potessimo veramente rifarlo senza il digeridoo. Sì, presidente. La va possiamo bene, fare. Vabbè, liberiamo facciamo. Il set, per favore, la facciamo subito al volo, andiamo a casa. Motore. No.
Azione. Caro risparmiatore, è venuto il momento di fare sto cerchio. Però mi non è che son giotto che ti ho fatto un cerchio perfetto. Se ti faccio un cerchio io che sei un po' di ghirigori, te lo faccio fare dal Beppi e dal Robertone. Che sono Beppi e Robertone, venite qua, che sono due muratori meravigliosi. Ma chi sono? Sono il Beppi e il Robertone. Sì, mi hanno fatto una cucina che ti devi vedere. Mi ha messo delle piastrelle, ma mi ha fatto un lavoro. Sì, fa che sentire come fa la lodola, no, Robertone. Senti. No, ma chi sono? È Robertone, perché mi vaga a caccia con suo papà. Va bene, però... Che l'altra volta mi ha fatto la lodola. Mi è partito un colpo che ho sparato al papà. Ma vabbè, adesso me lo sono adottato amico. Mi dispiace, però veramente... Ma perché? Se mi viene in mente che... Ma la smetti di dare soldi in giro, la prego. Ciao! Io guardi, Presidente, veramente, io mi dispiace, ma no, dovremmo cercare di fare con idea mia. Sì, te voglio guarda, te dico una cosa, la pubblicità deve essere un po' amicante, ti capisci? Che deve essere un discorso de sexy, de sottofondo. Sì, questo è giusto che sia amicante, però se potessimo fare... La prego, Presidente. Vai con le ragazze, divertiti. Non paghi tutti. No. Presidente, la prego. E fammi quella musica che ti sei fatti. Vabbè, ne proviamo una. Però mi raccomando. No, ma una proposta che va un po' fuori dagli schemi. Sì, basta che sia efficace. Senti, poi ma va no, bene. Ma perché le pubblicità ha un messaggio chiaro, se deve essere un po' sexy. No, ma va bene, facciamola. Motore. Aspetta. Mi raccomando. Vai. Motore, azione. Egnolanum, per mi para ti, che se amore nell'aria. Stop. Cos'è che sei? No, guardi, era bella idea, per carità, però... Guarda che la pubblicità deve essere sexy. No, però per una chiama banca... Chiama me il creativo! Vieni un attimo... Creativo! Banca. Buonasera Presidente. Qua. Allora, che c'è un problema? Sì. Le pubblicità che sono due cose. L'amicamento è un po' sexy, un po' de sesso, capio? Tra l'altro, io ho fatto un sondaggio molto empirico dalle mie parti che mi hanno detto che tutte le carmeline, tutte le cose, piacciono alle donne da morire. E allora puntiamo un po' su questo, perché se mi piacciono le donne, dovevo puntare su questo. Però guardi, Presidente, noi abbiamo fatto invece una ricerca al marketing, l'ha fatta, e su un campione di circa 30.000 donne intervistate, lei piace molto in una fascia tra i 72 e i 91 anni, nord-est Italia. Che è una fascia importante. E qui abbiamo proprio i dati, io li ho preparati, vede il diagramma con le colonne, ed è molto chiaro, no, questo? Vede. Comunque sono tutte donne che hanno la pensione, che possono investire in una banca, quindi è un dato positivo. Ma io sono in alto, cosa dici? Però lei lo sta vedendo al contrario, se lei... Se lo... Esatto. Però guardi, sono comunque persone appunto... Che è scritto Amadori qua? No, perché abbiamo comparato il suo competitor Amadori, che invece ha una buona tenuta proprio sulla fascia. Amadori piace di più, è più trasversale, ma è solo un fatto di trasversalità, è più trasversale Amadori. Dai 20 ai 40 è molto però forte. Però fa anche altri Amadori, prodotti. Amadori, se 20 ai 40 mi... Sì. Beh, un po' più alto. Però, ripeto, è un pubblico importante. No, la prego. No, ma non si arrabbi così. Non la prenda male, perché in realtà è un... possiamo farla? Vabbè, la facciamo. Quella là. Motore, azione. Cara risparmiatrice, che ti chiede 78 anni di media. Ti fa sul cerchio? Come te lo fa sul cerchio? Con cosa? Attacco con l'Algasiv. Ma vai, morto. Andrea Zalone, tutta la truppa. Vieni. Mi date una giacca? Lascio tutto. Vieni. Ah, ragazzi, che forte. Silvano Belfiore Band. Voi non avete idea che mi ha chiamato Ennio Doris, veramente. Mi ha detto, mi non capisco, faccio la stessa cosa, mi.
perché distribuire i soldi mi è venuto così a caso. E lui mi ha detto, amico, sono sempre pieno dei soldi, appoggio lì e poi che dago così. Denti. Dunque ragazzi, mancano 2 giorni a Natale, godetevela questo momento qua, perché da dopodomani la casa adesso è pulita, in ordine perfetta, fra 2 giorni ragazzi non c'è più, non sarà un macello. Ah, ragazzi, Natale per me è sempre stato un giorno speciale. Mi ricordo quando ero bambino, no? Io ho un fratello e 2 sorelle. Voi non avete idea cos'era aprire regali a casa mia, in 54 metri quadrati, c'eravamo in 12, una roba... non so se avete presente quando butti un prosciutto nel laghetto dei Piranha, non so se avete presente. Cioè, il momento dei regali per me contemplava 3 fasi. A. Scartare i miei regali. B. Distruggere quelli dei miei fratelli. C. Lottare coi denti per difendere i miei. Ecco, no, fai conto che i nostri regali non sono mai arrivati all'ora di pranzo, mai. La cosa più integra erano le teste mozzate delle Barbie, delle mie sorelle. A una certa ora del pomeriggio invece la situazione era bellissima, perché c'erano le mie sorelle che piangevano per la testa mozzata e più in là, cioè, 3 metri più in là, c'erano 35 parenti che impazziti urlavano, giocavano a mercante in fiera, sputavano il torrone dalle dentiere, era una roba... E poi intorno alle 5 arrivava la mia madrina. E dicevo, ciao madrina. Ciao Mauri, non sai cosa ti ho portato. E dicevo, cosa? Dai che si gioca. Vai madrina, cosa mi hai portato? Vieni qui. Quest'anno ti ho fatto un regalo speciale. È una cosa importante. Sì, cos'è? Guarda, è un marengo d'oro. Che cazzo è? Madrina, è un marengo d'oro. È una moneta antica, ma non toccarlo, eh? Lascialo nella busta. Sai cosa facciamo? Lo diamo alla mamma. Ok. Ragazzi, per 16 anni io ho avuto un marengo d'oro. Scusa, mamma. Scusate, una roba mia. Ma che fine hanno fatto poi quei marenghi? No, perché... E poi alle 6 era bellissimo perché arrivava lo zio, arrivavano i parenti alla lontana, no? Gente che io non avevo mai visto, ve lo giuro. Arrivavano che avevano già fatto 5 pranzi di Natale, perché erano i parenti di 6° grado e iniziavano alle 11, quelli col 1° grado, 2° grado, arrivavano alle 6 barcollando, noi ce ne accorgevamo perché tiravano un rutto, buah, e no, bambini vi ho portato un regalo vi ho portato, un arco con le frecce, a quel punto sai, noi 4 ci catapultavamo sull'arco e le frecce, un arco in 4, perché lo zio era di Genova, è chiaro che non è che potesse portare un arco. Al terzo tiro sulla nonna arrivava... C'era mia nonna, poverina, che faceva la calza così. Gli arrivavano... Sai, bambini, mio padre si incazzava. Infatti rompeva subito l'arco, perché aveva paura che ci facessimo male. Così a me non restava altro che pugnalare i miei fratelli con le schegge. Ma questo succedeva ai miei tempi, e in più la mia famiglia eravamo poveri, cioè non ci è mai mancato niente, ma eravamo poveri. Io mi sono sempre chiesto com'è il Natale per quelli che sono veramente ricchi. Non so, per esempio Montezemolo, scusami, come lo fanno? Ragazzi, amici, mi portate 2 poltrone? Andrea, puoi venire per favore a fare... Scusate, mi metto un attimo la parrucca di Montezemolo. Guardi. Buonasera, Presidente. Buonasera. Buonasera, tanti auguri intanto. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Sì. Buon compleanno. Ma che bravo che lei. E no, mi no, fa no. Gli auguri in italiano, vede? Vabbè, ci mancherebbe, sono Io italiano. Spesso vado a Shanghai, sì. Dove mi sento dire Shengen danzui là. Vado a Tokyo e mi dicono "Home do toto poto". E io non capisco mai una cippa. Vabbè, perché non Beh, tornare qui da lei e sentirmi dire auguri nella nostra lingua natia, proprio non me l'aspettavo. Vabbè, mi scusi, guardi, un attimo. Pronto? Sì. No, ma se volevamo Gianfranco, fare... ciao. Per Diego, prendimi un trimarano di 14 metri. Dai, non facciamo una figura da peracquattari. Mica possiamo presentarci con l'agendina. Renato, certo. Pronto? Hai sentito Fabrizio? Ma no, per Giorgetto, ma... niente Maserati. Gliel'ho fatta l'anno scorso, fai tu. Per la figlia prendi un pony. Ma che Come? Fa? Il pony non lo vuole. No, l'unicorno non esiste, cazzo. Prendigli il pony e basta. Scusa Renato, Fabrizio, ho Renato sull'altra linea. Ma stia zitto, stupido. Non vedi che sto facendo il cadeau di Natale. Renato, Così, dimmi.
Sì, cosa? La Emma. Visto fare dei regali. Un attimo. Sì, sì, lo so. Alla Emma la fissa. E lo so. Prendiglielo allora, sto delfinario. Grazie, Renato. Gianfranco, eri tu? Valerio? Ma chi mi chiede Valerio? Oddio, che casino incredibile! Che disastro, che coglione! Cosa è successo? Cioè, non... Ho appena regalato a Emma un delfinario con i pony dentro e a Giorgetto una agendina di 14 metri, scusi. Scusi, pronto? Non può farlo in un altro momento con Giorgetto! Calma. Se la prendesse con buon calma. Natale, Giorgetto! Scusa, Giorgetto. Scusa per il regalo, ti ridisegni a mie spese la scrivania in modo che ci stia l'agendina di 14 metri? Senti, ci sarebbe un problemino con dei pony che galleggiano morti in piscina. Mi puoi ridisegnare un retino gigante così possiamo recuperarli? Va grazie, scusa! Vabbè, sono lei... sfinito, guarda. No, lo so, per fare i regali... Che incubo, però... che incubo! Senta, posso fare una domanda seria prima che... Ci sbrighi, cazzo! Ho letto che questa settimana c'è una polemica perché pare che sul suo treno nuovo non sia possibile portare i cani. Sul suo treno, guardi, noi non vogliamo fare discorsi anticani. Ecco, perché... Noi dobbiamo rilanciare l'economia dei cani. Ma adesso non... Vogliamo guardare in faccia i figli dei nostri cani. Ma non importa, Proprio per questo ci siamo incontrati a Palinuro, muso duro. Per risolvere il problema. Guardi, lo voglio dire chiaramente, con tanto spirito, sì, con vigore, importante. Noi dell'Italia dei Carini non siamo contro il cane in generale. Oh, questo è un bel messaggio. Emma, per esempio, ha un levriero afgano con un Rolex al posto del collare. Vabbè, adesso non è che quello che... Carinissimo. Abbia. Giorgetto, un bassotto con su il Burberry. Addirittura. E accarezzo volentieri anche Floppy, il graziosissimo pincher di Diego che mangia solo gamberetti sgusciati. Sì, però dove vuole arrivare? Nel senso che voglio dire che i bastardini dei pendolari mi stanno sulle palle, va bene? Ho capito, però non può fare una questione di soldi anche pronto, sui... Giorgetto. Quindi tutti i cani che hanno padroni che fatturano oltre 10 milioni di euro, oltre 10 milioni di euro, possono salire su Italo, ma non solo sotto, quelli che... oltre, ditelo! Vabbè. Oltre, ha capito! Ma ormai lo conosciamo. Sono tutti. Ho capito. Guardi, non la faccio ridere. Non mentre faccio stavamo ridere, tutti lì a fare il gesto di oltre, con le mani, arrivo a dire oltre, mi entra un Giulia Sofia. Ah, ecco. Che mi è entrata, guardi, questa Giulia Sofia, con sobrietà, in silenzio. Addirittura. Si è seduta su una poltroncina e si mette ad ascoltare in silenzio. Oddio, ho pensato, come mai tutta questa tranquillità? Cosa starà tramando questa pazza? Assolutamente. Proprio nemmeno dire... il tempo di chiederlo e la sento urlare Chihuahuata! Chihuahuata! Una serrata terribile. Sti cazzo di cagnolini hanno cagato dappertutto. Vabbè, guarda. Hanno distrutto le tende, hanno mangiato le gambe dei tavolini. Vabbè. Mi sono saltati al collo, mi trombavano la gamba. Se uno fa la Chihuahuata e la Chihuahuata. Guardi. È... si sono attaccati al mio ciuffo come dei pipistrelli, non ci ho visto più. Gli ho detto Sofia, Giulia Sofia cara. No, tutto bene, ma non potevamo fare una cinzanata come tutti i cristiani, una vimbruelata, arriva a dire anche una parapendiata sui Pirenei, la Chihuahuata no, che cazzo, scusi. Quindi si è presa con Giulia una cazziata indimenticabile, infatti forse ho esagerato, mi faccio subito perdonare perché le faccio un cadeau natalizio anche per lei. Pronto Fabrizio, ciao, mi incarti il Molise, grazie. Addirittura il Molise. Guardi. Però senta, vedo però che la notizia sul crollo delle vendite della Ferrari non le ha rovinato l'umore, insomma. Sì, guardi, la vedo stanco, insomma, di solito è pimpante. Ma cosa? Stia su, per Dio. Ma io, bene, guardi, bene, noi dobbiamo fare... Noi non dobbiamo fare discorsi anti-Natale, sì? Dobbiamo rilanciare lo spirito del Natale. Per i regali, per il volano dei regali, il per i regali dei figli del volano dei regali di Natale. Per quale notizia? Ah, vede, non l'ha sentita. No, questa cosa del crollo delle Ferrari, del mercato delle Ferrari. Tutti i giornali, l'abbiamo visto. Ma no, ma è la manovra. Non... Permetto una telefonata. Sì, sì, prego. Roberto, scusa, ma qui c'è un giornalista bravissimo qui che mi dice che non vendiamo più niente, vero? No, lo dico io. Quante Ferrari abbiamo venduto? Dimmelo! Vabbè, adesso non sento bene, non sento! Perché sei agitato, Roberto? Stai calmo, quanto hai detto? Oddio! Oddio! Mi dispiace, guarda, io pensavo lo sapesse, non ma guardi, proprio... ma guardi, voglio essere sincero con lei. Sì. Ci siamo visti stamattina, ci siamo visti la settimana scorsa, proprio ad Aiaccio, assaggia sto carpaccio. Aiaccio, assaggia sto carpaccio. Proprio per parlare del mercato dell'auto, ci eravamo messi di buzzo buono per fare il punto sulle vendite.
C'eravamo tutti, io, sì. Giorgetto, Emma e Neri Parenti. Guardi. Neri Parenti? Sì, quello stupido, dei... lo sa che... Ma lei lo sa... Quando... Posso fare una domanda? Ma lo sa che da quando il cinepanettone non lo guarda più nessuno, Neri Parenti deve fare il Babbo Natale all'OVS? Ma non credo, guardi, non credo perché... Comunque, vero, guardi, mentre eravamo lì a sentire quanto è bravo Neri a fare... Oh, 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 oh... Cos'è che faceva Neri? Non ho capito. Non arriva al secondo oh, oh, che sentiamo... oh, oddio... Ho pensato, come? Siamo passati da oh oh a io? Lei non ci crederà. È entrato un asino, si è fiondato su di me, mi ha dato due testate sulla schiena, mi ha sbattuto per terra e subito dopo Giulia Sofia ha detto, ehi, venite tutti da me, nella mia tenuta del Quebec. Una tenuta in Quebec. Ho fatto ricostruire Betlemme. Addirittura. Presepeiata. Che idea meravigliosa, che spettacolo. Ma la Emma che faceva la pastorella, Giorgetto che ha ridisegnato la capanna come un open space con la domotica e Giulia Sofia insieme all'asinello che faceva l'altro animale, il bue, la vacca faceva, guardi, Giulia Sofia ha uno spirito, ma fa bene la vacca. Io e Diego abbiamo fatto i remagi. Addirittura? Bellissimo. Abbiamo portato vagonate di incenso e mirra. E loro? Ma che stupido, non mi faccia ridere. Quello è tutto a Lugano. Certo. Andrea Zalone. Si va il fiore. A dopo! Care italiane, cari italiani, e con viva e vibrante soddisfazione che vi parlo a reti unificate, una T sola. Guarda la Turco come scrive, ha scritto due T unificate. Vi parlo a reti unificate anche da Rai 1, che se era per Menzolini potevo pure schiattare, che tanto quello faceva servizio sui gatti. Questo però io la toglierei, questa, che erano Turco, perché si prende queste licenze? Io... chi ha detto no? No, chi? Corazziere 1, non c'è il corazziere 1, non c'è nessuno, non c'è manco uno straccio di corazziere, e io sono qui a fare regali di Natale, qui tutti a fare regali, io qui, solo, guardatemi. Qui a scrivere il discorso di fine anno, che non so nemmeno quando cade, quando cade, mamma mia, mi sento solo come un panettone a rinto scaffale da drogheria a carnevale, scasuto, va, lo Turco! Questi discorsi qua devi scrivere meglio, e tu hai scritto unificatte con due T. Unificatte? E che te? Unificate! In te! Ma a te in testa! Allora, dov'è il corazziere 1? Il corazziere 1 ha chiesto 3 ore di permesso. È andato a Luna Park con la fidanzata. Sì. E dimmelo tutte insieme le cose, non le dire. È andata, è tutto. Comunque sono già passate 5 ore. Lo Turco. Si vede che si stanno divertendo assai, presidente. Si stanno divertendo assai. E io qui a sputare sangue. Lasciamoli divertire. Che giorno cade il 31 dicembre, Turco? Un attimo. Allora, martedì, domenica, sabato, venerdì, giovedì. Sei sicuro? Mamma mia, come conti sabato, male. Domenica, giovedì, presidente. Ci penso io, Turco. Vai, aria, torni dietro. Via, vai, via, scattare! Come cammina male, mamma mia, come cammina. Allora, dove eravamo rimasti? Ah, sì. Care italiani, care italiane, e con viva e vibrante soddisfazione. Caramella? 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 Devo lavorare... Mamma mia, questa qua sembra con le cuffiette in... Caramella! 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 Oddio, che spavento! Voi mi volete vedere morta!
Che fate? Che morda sempre con queste cuffiette, ascoltare Murolo arendo le orecchie. Ma quale Murolo? Non è Murolo? Io ascolto Shakira, Sangran Gran Sangarewa. Ma che fate? Ballo, guardate, che spalle, che pettapalumella, toccate, toccate. Oh, 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 Caramella, ricordi che io sono il Presidente della Repubblica, non te lo dimenticare mai. E poi perché facevi i servizi a quest'ora? Bisogna farli la mattina. La mattina la madre dei mestieri e la notte dei pensieri. È arrivato Giacomo Leopardi. Guardate che domani è il 24, se non lo faccio oggi rimanete sporco. E lasciate sporco. Sì. Volete che vi lascio il Quirinale pieno di briciolo, sempre a mangiare i biscottini di nascosto. Cara Caramella, io non mangio biscottini di nascosto. Io combatto la tensione istituzionale sgranocchiando piccole paste secche. Sgranocchiate quello che volete. Io da domani sono in ferie. Andateci. Sì, sì, oh. Ci vado. Andateci, sì. Divertitevi pure. Me ne torno dalla mia famiglia. Bravo. Oh, dov'è? A Casoria. A Casoria. A Casoria. Sì. E divertitevi, Caramella, a Casoria. Divertitevi. Vado da mia figlia. Che bel fidanzato che si è fatta mia figlia. Che bello. Vedeste. Alto. Ve l'ho mai fatto vedere? Ve l'ho mai fatto vedere? Sì, me l'avete fatto vedere. Guardate, che bel giovanotto. Un corazziere. Sì, nato grazie. E vestito. Caramella. Cosa? Ma questo è Chiattone. Come? Questo è un Chiattone, è 1,62. Ma è la fotografia che è presa dall'alto, schiaccia. Ma che è presa dall'alto, schiaccia? Questo qui non cresce, questo non può fare. Okay. Il corazziere è solo da 1,80 m in su. Ma ultimamente è cresciuto. A 44 anni cresce. Tiene lo sviluppo ritardato. Ma per favore, Caramella, su. Lasciate stare, io devo lavorare. Dite, cosa che c'è? C'ha tanta voglia di lavorare. Ma non sa far niente. Non sa far niente, sta con le mani in mano. E infatti, a stare fermo. Con l'elmo in testa sarebbe bravissimo. Ma cara me. Basterebbe solo una buona parola. State insinuando? Volete insinuare? No, come vi permettete, cara me? Ricordatevi che io sono integro, lindo, puro. Come il culetto di un neonato. I corazzieri sono tutti meritevoli per qualità e fisico. Sì, qualità e fisico. Sì, qualità e fisico. E lo turco come cammina male. Lo turco quando è entrato qui dei corazzieri camminava benissimo. Poi Gheddafi un cammello ci ha tirato un calcio, l'ha menomato. Ma guarda che lo turco lo possiamo annoverare tra gli eroi di questo paese. E comunque non sono affari vostri. E io adesso devo lavorare. Devo scrivere il discorso di fine aria. Aria, aria. E io devo fare le pulizie di fine anno. Aria, aria. Mamma mia, in che Quirinale sono capitato. Caramella, facciamo così. Fate i lavori, ma fateli in silenzio. Lasciatemi lavorare. Sarò silenziosa come un leopardo che punta nella savana la preda soia. Prego, prego. Dunque, cari italiani, care italiane, care italiane. E beh? Che c'è? Oh, Caramella. Cosa? E beh? Che cosa? Me guardate. E vi mettete scorno? Caramella, io devo scrivere. Io devo lavorare. Io ho 60 milioni di italiani, per piacere. Io qui mando avanti la baracca, Caramella. Allora, mi volto, guardo dall'altra parte. E guardate dall'altra parte. Fisso lo sguardo a nord. E fissate lo sguardo a nord. Fissate dove volete. Ma guarda un po'. Scusate tanto. Scusa. Cari italiani, cari italiane, e con viva, vibrante soddisfazione, posso dire che ce l'ho fatta, ho salvato l'Italia dalla tempesta conducendola dentro un porto calmo e sicuro, sacrifici, certo, ma ispirati a principi di uguaglianza e di equità. Sì, sì. Che c'è? Che avete da brontolare, io, Caramella? Io tutta questa uguaglianza nella manovra non ce la vedo, ma anche meno l'equità, ecco. Ma che ne sapete voi di manovre, Caramella, su, lasciate stare. Niente, però io ho le orecchie buone. Io stamattina mentre salivo dalla vedova Tinozzi per farci la puntura ho sentito il ragioniere Mezzacapa che diceva che questa manovra colpisce solo la povera gente e che la colpa è di Monti. E chi ce l'ha messo Monti? E chi ce l'ha messo Monti? E ce l'avete messo voi. E ce l'ha messo Dio. Ma che brutta, che umiliazione.
È possibile che voi vi fidiate più di un mezza capa che del vostro presidente, che di capa ce n'ha una intera? Presidente, io a febbraio me ne andavo in pensione, adesso grazie a voi devo aspettare un altro anno. Dobbiamo aspettare tutti, Caramella. Tutti sì, dobbiamo ma io aspettare. Ci andavo con 800 euro al mese, c'ho pure la sfortuna di essere donna, che se ero uomo guadagnavo molto di più. Ma voi siete un uomo. Come vi permettete? No, nel senso che voi siete più forte di un uomo. Ah, sì, ve la cavate così. Voi? Sì. Voi? Sì. Con quanto andate in pensione? Stai dicendo a me? Sto dicendo a lei, voi. Voi? Con quanto andate in pensione? Non si è capito. Come? Non si è capito. Io non mi occupo di queste cose, Caramella, va bene? Io invece me ne occupo. Io qui apro e pulisco cassetti da quando avevo 16 anni, so tutto. Ah, so fate tutto. Il sorcio, andate sì, a indagare. E voi indagate. Sì. E cosa avete scoperto? Solo come pensione a vita di senatore vi spetterà 12.446,63 euro al mese. Al mese? Sì, a vita. Lordi? No, netti. Netti? Netti. Netti, a vita. Netti. A vita. Alla faccia di Carmine. Alla faccia di Carmine, di Vincenzo, di Concettino, di Ragioniere di Mezzacapo, di faccia via, mia figlia, del fidanzato alto di mia figlia. Stai zitto, ho capito. Caramella, quanti anni è che ingoio rospi qui? Sono 5 anni che non faccio che ingoiare rospi. È un mese che sto andando col vento in poppa e lasciatemelo godere, Caramella. Ci sono mansioni diverse, ognuno ha la propria mansione. Io la mia e voi avete la vostra. Caramella, vi prego, posso scrivere? Io devo parlare agli italiani. Grazie, Caramella. E scusate tanto. Oh, care italiane, cari italiani, e con viva e vibrante soddisfazione che nel 150enario dell'Unità d'Italia noi pensiamo proprio... No. Chi ha detto no? Caramella una. Perché no? Troppo pomposo. Il 150enario pomposo. Togliete. Tolgo il 150enario. Sì, togliete. Cari italiani, con viva e vibrante. Vibrante soddisfazione. E che è? È troppo pomposo che vi viva? Togliete. Tolgo? Togliete. Tolgo il viva, lascio il vibrante. Che l'ha fatto? Lo lasciate solo. Ma un vibrante. Avete fatto 30. Tolgo anche il vibrante. Togliete. Allora, cari italiani, basta, Caramella, basta! E scrivetelo voi questo discorso! Con permesso. Cosa fate, Caramella? Scrivo. Ma che fate? Scrivi il discorso. Ma lascia stare, Caramella, per scrivere un discorso del Presidente della Repubblica ci vuole senso dello Stato, conoscere le istituzioni, avere cuore, fatto. Anima... Che avete fatto? Ho scritto. Avete già scritto? Volete leggere? Il discorso? Lo leggo? E leggiamo. Come inizia? Ciao a tutti. Ma che? Non posso mica iniziare come... Ma Art Attack. È confidenziale. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Purtroppo quest'anno c'è stata la solita ruberia delle tasse che chi doveva pagare non le ha pagate. Metteteci che noi politici non molliamo un privilegio neanche a crepare. Insomma, voi che siete persone per bene... ci dovete aiutare. Voi direte che differenza c'è dall'anno scorso? Nessuna. Ma io stavolta vi voglio dire grazie. Grazie a tutti per la vostra pazienza e per il vostro essere per bene. Senza di voi questo Stato non esisterebbe. Tanti auguri. Buonanotte, figli maschi. Ciao, Boschetti. C'è un basso scritto. Sì, ho capito. Dall'anno prossimo l'altezza per i corazzieri verrà abbassata a 1,56 m. Caramella! Vabbè, levatelo. Levate dico, ma Caramella, un grazie. Basterà agli italiani. Il mio povero marito diceva sempre: meglio un grazie in ritardo che 20 anni di calci in culo. E questa saggezza popolare, Caramella, io vi ringrazio. Va bene, vorrà dire che andrò a fare il discorso nell'altra sala. Io mi occupo del tappeto. Grazie assai.
Caramella. Pensavo che sono 20 anni che ci abbiamo un presidente del consiglio che è alto 1,60 m. Potremmo averci un corazziere alto 1,56 m. Buon Natale, buon presidente. Natale. Buon Natale. Buon Natale, mi raccomando. Che San Rocco mi accompagni. E non ascoltate Shakira, un po' di muro. San Rocco mi deve fare miracolo. Pier Francesco Favino. Questo qua è un grandissimo. Io ve lo dico, questo qua è un grandissimo. Passa con nonchalance da cantare la canzone di Didio Eva prima, che è difficilissima. L'ha fatta in 2 giorni. Guarda, io sono orgoglioso. Paro now, guarda questo. Ecco, guarda che bello. Ma con che facilità. Passa da Gli Angeli sopra Berlino. Vabbè. Grazie, a dopo, ciao. Pier Francesco Favino. Giovanna Bizzarri, per gli amici Valentina Naselli, una donna che ci ha accompagnato in queste 10 puntate. Grazie Valentina. Grazie a te, Mario. Grazie a te, grazie a me. Era in playback comunque, no, non è vero. Lei canta solo ed esclusivamente dal vivo. Grazie Valentina, sei un tesoro, grazie. Buonanotte. Buonanotte ancora come ogni notte. Come ogni notte, anche questa notte è notte. Quando un giorno è appena finito, un nuovo giorno non è ancora cominciato. Eccoci qui, poco poco. Ancora una volta, ancora di notte, ancora sulla 7, piano piano. Una notte per sognare, per vivere, per amare. Due donne meravigliose, due creature uniche, diverse in tutto. Una di destra, l'altra di sinistra. A una piacciono gli uomini, l'altra le piacciono le donne. Una è giovane e l'altra... pure. Tutte e due giovani, scusate. Due donne diverse, diverse, buonanotte, poco poco. Scusa. Due donne diverse in tutto, Dio le ha fatte, ma solo Marzullo è riuscito ad accoppiarle, nel senso buono, poco poco, piano piano. L'onorevole Paola Concia, buonanotte, e l'onorevole Giorgia Meloni, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Non so da chi iniziare, facciamo un testo croce, eh? Ce l'abbiamo un euro, sì, eccolo qua. Allora, se viene fuori l'Europa... tocca alla Meloni, se viene fuori l'uomo nudo, tocca alla Concia. No, vabbè, preferiva no, al contrario, vale, sì, lo so, a logica meglio il contrario. Vediamo, attenzione. È venuto, cos'è venuto? L'Europa. L'Europa. Mi scusi, Meloni. Prego, faccio. Mi scusi, vabbè, no, però, no, ma, no, va ma bene, no, Marzullo, mi scusi, mi sono caduti, no, per amor di Dio. Io poi la volevo avvisare di una cosa, che domani porto in Germania il video suo della Merkel di stasera, poi se lo spread risale... Non lo faccia, la prego, non lo faccia Concia, non porti il video, no, lo porto, poi sarà colpa sua se che lo cosa, spread... Lo spread? Siamo al 7%, Concia, non dica così, siamo al 7% di nuovo. L'ha visto Meloni? Ho visto. Brava. Allora, niente, è venuto, allora, vabbè, allora, anche se venuto, comunque se fosse venuto uomo era la stessa cosa, perché tanto iniziamo. Paola Concia, buonanotte, deputata del PD, maestra di tennis, gay dichiarata. Lei è una persona che si batte ogni giorno per i diritti dei gay, delle lesbiche, dei bisessuali, dei transgender e per i diritti dei transformer, non fa niente. Però ci possiamo attrezzare. Io non mi attrezzerei. Ci possiamo attrezzare. No, bravissima, complimenti. Buonanotte Giorgia Meloni, PDL, ex ministro della gioventù.
Lo sa che è ancora così giovane che le avrei dato un ventennio. Oh, scusi, vent'anni. Oh, mi scusi, vent'anni. Meloni, una donna che crede di aver sempre ragione solo perché viene da destra. Meloni, una donna che la mattina per tenersi in forma marcia su Roma. Giorgia Meloni, una donna garbata, di più, garbatella. Beh. Come sta Giorgia Meloni? Bene, grazie. Lei come sta? Bene? Relativamente bene. Ecco, la vedo. Senta, Meloni, mi scusi. Sì, dica. No, perché lei parla spesso di politica scrivendo su Twitter? Di tanto in tanto. Che nome si è scelta? Movimento Social Network? Beh, però non è male, si potrebbe fondare il Movimento Social Network. Adesso è una destra moderna. Non è male. Non è male. È una destra moderna. Paola Concia, lei si è unita in matrimonio con la sua compagna, una criminologa tedesca. Se fosse stata eterosessuale, avrebbe sposato l'ispettore Derry? Sì. Può essere. Che forte, due donne bellissime, ma veramente, due donne. Essere, però me lo vedevo sempre. Ma lei diventerebbe eterosessuale con me? Ci possiamo organizzare. Vabbè, ma insomma, possiamo fare dopo queste scene. Marzullo, volevo capire dove arriva il mio charme. Io ho una passione per gli uomini pelati, non per lei. Però per quello aia, si di attendo prima. Perché anche lei c'ha una passione per gli uomini pelati. No, perché no, non vorrei che... mi scusi. Concia. Ci descrive un litigio coniugale tra lesbiche. Quale delle due fa finta di dar ragione all'altra per chiudere il discorso? Ma no, io poi ho sposato una tedesca, per cui sono dei muri di gomma. Lo sai che mi dice sempre che la sobrietà è il loro modo di essere aggressivi, per cui non ci litigo mai. È molto montiana. Molto governo tecnico, molto tecnico. La sobrietà. Brava Concia. Sì, appunto. Allora, Meloni. Dica. Prego. Salve. Lei ha detto che Mussolini va storicizzato e che le leggi ad persona di Berlusconi vanno contestualizzate. Ha delle attenuanti anche per l'influenza aviaria, o almeno di quella possiamo parlarne male? No, penso che di quella possiamo parlare male. Solo di quella. Solo di quella. Invece del resto? Ci parli un po' del resto. Di quale resto? Un po' lei di quale resto così. Vuole che io parli? No, vabbè, niente. Onorevole Meloni, da studentessa lei fu promotrice di una campagna nazionale contro la faziosità dei testi scolastici. È vero che per colpa sua in molti libri i garibaldini indossano delle Lacoste azzurre? No, i garibaldini assolutamente devono vestire di rosso. Come? Che assolutamente devono vestire di rosso. Vuole che glielo ripeto? No, sì. L'unico rosso che concede. Rosso che va bene, onorevole Concia in Parlamento ci sta battendo. L'unico rosso che gli piace. No, dicevo che è un rosso che ho amato molto. Ecco. Che simpatico. Per grazie, tanto caro. Sempre anche la destra moderna. Che peccato che creda in cose assurde, però è simpatico. Onorevole. Quali cose assurde? Ho amato moltissimo la spedizione dei mille, i garibaldini, le maglie, le camicie rosse. No, c'è una canzone bellissima, si chiama Camicia Rossa Garibaldina, peraltro, che è uno degli inni il Risorgimento, una canzone straordinaria. Ce ne può fare... No, non la canterò, grazie. Ce ne può sono fare abbastanza ridicola mezz'ora, di mezz'ora. Una mezz'oretta vuole? Te la sei cercata, però. Onorevole Concia, in Parlamento si sta battendo per far pagare l'IMU alla Chiesa. Sì. Non crede che dovrebbe spendersi per battaglie più realizzabili, tipo il ponte tra la Sardegna e New York? O anche quello sullo stretto di Messina. È possibile che faccio prima a fare il ponte. Però non è detto. Abbiamo c'è speranza? Secondo me Bagnasco... Ha un po' titubato. Sì, ha vacillato. Ha vacillato. No, io mi auguro che... Ma chi è che ha la firma in Vaticano? Chi firma l'assegno? Qual è? Una stronzata. Meloni, lei ha cominciato a far politica a 15 anni con un movimento che si chiamava Gli Antenati. Il vostro motto qual era? Eia, eia, yabadabadu? Ma una cosa simile. Ci fu uno dei ragazzi del tempo che si inventò un orrendo slogan dove c'era anche questa cosa qui. Si fu linciato, cacciato dal movimento. Ah sì? No, quanti anni aveva Meloni all'epoca? Chi, io? Sì, no, era giovane, era giovanissimo. 15 anni. 16, sì. E già si interessava di politica? Drammaticamente sì. Una vita triste, dice lei, lo so. No, ma è bello però, è bello che a 15 anni uno abbia questo senso di vuoto. No, allora... Come di vuoto? Paola Concia...
Quella l'abbiamo rovinata. Paola Concia, in una trasmissione TV lei ha urlato contro Giovanardi dandogli del falso, del bugiardo, dell'ipocrita e del maleducato. Giovanardi è stato qua, io glielo posso assicurare, non è maleducato. Beh, vabbè, però tutte quelle cose prima sì. Sì, no, vabbè. No, no, questo io non ho neanche capito la battuta, pensi. Io le leggo, ma non, questa è una deduzione. Buonanotte, poco poco, piano piano. Onorevole Meloni, lei si è spesso schierata politicamente al fianco del Tibet. Non crede che quel popolo abbia già abbastanza drammi da affrontare? Meloni. Ma se è per questo anche con la Palestina, con i Sahrawi, in lotta per la loro autodeterminazione col Marocco. Voleva boicottare le Olimpiadi, mi ricordo quando sono state le Olimpiadi. Brava, ho fatto la battaglia contro... Beh, col senno di poi c'è da dire anche che non avevo proprio torto. Perché no, assolutamente. Noi abbiamo portato soldi e visibilità alla Cina e la comunità internazionale si è spesa chiedendo in cambio dei passi in avanti che la Cina non mi pare abbia fatto, francamente. Non l'ha fatto la Cina. No, il Tibet sta ancora nella stessa condizione in cui era prima e hanno anche sfollato le case della gente per costruire degli stadi, ma vabbè, ci Brava siamo Meloni. Divertiti. Noi siamo felici che lei abbia questi motti. Anche i tibetani molto mi hanno scritto. Le hanno scritto i tibetani? Gli ho svoltato la battaglia. No, sto scherzando. No. Ma ci sono diversi parlamentari, c'è un intergruppo parlamentare di amici del Tibet molto forte, è venuto il Dalai Lama alla Camera dei Deputati, con grande, peraltro, ogni volta che viene... Il Dalai Lama, ci sono molte... Vi ha visto tutti a voi deputati il Dalai Lama? È stato entusiasta. È vero, ha detto, ragazzi, abbiamo svoltato. È vero che si era incarnato subito in... È uno che ride sempre, non so, forse rideva di noi, credo. È uno che ride sempre. Rideva di noi. È vero, però, perché è felice, in armonia col tutto. Onorevole Concia, lei è a favore di una direttiva chiara sul fine vita. Ma non sarebbe più giusto dare un'altra possibilità al PD? Ma non è una scelta, non è un obbligo. È una scelta, non è un obbligo. Il testamento biologico è una scelta, non è un obbligo. Quindi mi auguro che il PD scelga di non scegliere il testamento biologico. Va bene, era facile, quando non questa si sa cosa facile. Dire, ma il PD è facile, sono due facili. Meloni, lei ha detto che gli uomini tendono a trovarsi in soggezione di fronte a una donna capace di intendere e di volere. Quindi con lei tutti amiconi. Vabbè, ma questa è cattiva. Questa però. No, posso dire che è stupida, cattiva. Ma io infatti... Questa no, cattiva, vabbè, ma no, ma questa è... Ma no, ma sì. Ma sono cose, è l'ultima puntata, siamo buoni, ma no. Almeno un mese fa sono caduti. Ah, ma sono della Concia queste calze. Sì, no, di tutti calze lunghe. Ah, che meraviglia, sì, bellissimo. No, Meloni, guardi che lei, noi abbiamo una grande stima di lei. Sì, grazie, pensa se pestavo, vabbè. Se vi fossi proprio stata... Oggi eravamo in riunione, diciamo, ma noi quanto amiamo la Meloni? No, è vero, Quanto la amate, la Meloni? Tanto. Si è visto? Tanto. La amate tanto, la Meloni? Guardi, lei è di una simpatia, è così disponibile, è così aperta, è così... Buonanotte. Onorevole Concia. No, no, ma noi l'amiamo molto. Anche la Concia amiamo, eh. Vabbè. Onorevole Concia. Non lei ama truccarsi con ricercatezza, spesso crea polemiche per quello che dice e ha avuto difficoltà perché è attratta dalle donne. A parte questo, cosa ha in comune con Berlusconi? Questo. Questo. Sono simpatiche, sono due grandi donne. È l'unica cosa che ho in comune con lui. Meloni, lei nelle recenti interviste non dice mai appoggiamo, ma ripete spesso accompagniamo il governo Monti. Accompagniamo. Non le fa un certo effetto sentire dire l'accompagna Meloni? Perché alla fine succede questo. Sì, ma dentro lei è marxista. Accompagniamo. Onorevole Concia, una mia curiosità. Destra. Lei è appassionata di sport, è per questo che gira pettinata come Antonioni? Mi fate vedere la foto? Ce l'abbiamo. Questa le è piaciuta? Che te ridi? Ma bella una figurina. Che c'ha da ridi? Così è vero, i denti. È bellissimo. Ma quale idea? Ma batte delle punizioni la Concia. La pettinatura, dico. Geniale. Adesso voglio vedere a te. Ecco.
No, no, non abbiamo trovato foto della Meloni. C'è la figurina mia? No, non ce l'avete la figurina? No. Sì, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Meloni, lei ha vinto un congresso giovanile in cui rappresentava la corrente di La Russa e Gasparri. Come diavolo ha fatto a vincere partendo da un handicap del genere? Vabbè. Andiamo avanti. Meloni, mi tolgo una curiosità. A proposito di Mussolini, ha dichiarato che il Duce è un personaggio molto complesso. A che complesso pensava? Ai Concia, lei si sta battendo insieme ad Alemanno per organizzare a Roma le Olimpiadi del 2020. Come mai? Perché le Olimpiadi hanno lo stesso slogan del PD? Se sono importante partecipare. No, vabbè. Mi sto abbattendo per le Olimpiadi Alemanno contro le Olimpiadi. Ah, contro le Olimpiadi. No, nel senso che... Lei invece lei è contro le Olimpiadi. No, nel senso che insomma. No, vabbè. Certi momenti sembra quasi che. No, le Olimpiadi sono una, ma chi non vuole una grande occasione per Roma Capitale. Certo, ma stiamo scherzando. Bisognerebbe organizzarle meglio. Ma... E ci si arriva solo se ci proviamo ad arrivare tutti insieme. Insomma, se vogliamo una sfida di popolo. Io non escluderei neanche Poggi Bonsi, però. Poggi Bonsi, le Olimpiadi a Poggi Bonsi. Meloni, lei ha detto che i gay non devono avere figli e le donne non devono essere fecondate. Possono andare almeno a pisciare o bisogna telefonare a lei? Ma non ho mai detto una frase. Che vuol dire non le detto. Donne non devono essere fecondate? Divertiamo. Ah, non è vero. Ma vabbè, ma noi ci mettiamo a dire. Se lei una Meloni dice sì, l'ho detto, sa, ci casca, noi ci proviamo. Vabbè, insomma, no, poi di cose senza senso io. Ne ho dette, ma non ha, insomma, questa no. No, questa no, non l'ha mai detta, infatti. Dica. Licenziamo gli autori, tanto è l'ultima puntata. Licenziamo gli autori. Dico, ragazzi, controllate le cose che dice la Meloni, perché la Meloni... Che è sempre il capello della Merkel. Di prima. Non lo so, forse della Concia, forse della... Oh. Quella d'Antonioni. Buonanotte. I capelli d'Antonioni. E ora veniamo al momento più commovente, l'album dei ricordi. Vediamo per prima la foto di Giorgia Meloni. Qui dov'era? No! Provini di Ice White Chat, poi provini per la banda Bassotti. Cos'era qua? La banda Bassotti. Cosa stava facendo qua a Meloni? Niente, era una festa di carnevale. Una festa di carnevale. Qui ha avuto una visione. Cosa del comune qua? Di Roma, una cosa istituzionale. Ero andata istituzionalmente, siccome non ero andata mascherata. Mi hanno costretto, mi hanno detto guarda assolutamente questa mascherina, è passato il solito Pizzi, perché quello è Pizzi, il fotografo, e mi ha detto ah mascherina, ho ritrovato questa foto dappertutto. Che aneddoto, che bello, mi sono commosso, questa cosa di Pizzi, benissimo. Allora, ed ora uno splendido trio, ecco l'onorevole Concia durante il celebre gioco di società, scova l'intrusa. Cattivo Marzullo, ma era buono una volta. Io non nasco Marzullo buono. Marzullo era buono, no? No. Io sono proprio sarcastico, cattivo, brutto. Cattivo. Ma passo tutte le notti sole, per forza, sono così. Quel dito. Se potessi avere un po' di amore. Chiudiamo come di consueto, fatevi una domanda e datevi una risposta, ma non risposta. Ma che veramente dobbiamo... Ma non importa se la risposta è diversa, tanto poi la risposta vera ve la dà Monti e voi dovete votarla insieme lo stesso. Buonanotte, buonanotte a Concia, buonanotte Meloni. Buonanotte. Usciamo insieme. Con le sedie. Usciamo insieme, sì, vengo con voi perché ora c'è Kessinger. Per cui io esco con voi e rientro da Kessinger. Grazie Giorgia Meloni, grazie alla Concia. Grazie a voi, grazie. Ok? Grazie. Silvano Belfiore, vai con Kessinger. Buonanotte! Buonasera, no? Buonanotte. Buonasera e benvenuti a Kessinger! E io sono un essere... sono pazzo, io... Buonanotte, buonasera! Bentornati a Kessinger! Il programma... che si è spinto oltre ogni tipo di ricerca scientifica per buttarsi a braccia aperte nella pura fantasia. Kessinger, il programma che in quanto a professionalità è un filo sotto le chiacchiere da bar.
Perché il dentista ti fa le domande solo dopo averti messo la cannuccia aspiratrice? Kessinger. Mistero dei carrelli della spesa. È vero che ne esiste uno che va dritto? Davvero la lingua italiana è difficile da imparare? Ne parleremo stasera a Kessinger con i più migliori esperti. Misteri natalizi qui a Kessinger. Presepi e gravità. Perché quando trovi? Perché quando provi? Perché? Perché? Kessinger, perché quando provi a rimettere in piedi un pastorello del presepe ne fai cadere altri quattro? Misteri natalizi qui a Kessinger. Perché se scrivi PlayStation nella letterina di Babbo Natale lui capisce calzini? Kessinger, Kessinger. Il grande mistero delle luci intermittenti. Cosa spinge il tuo vicino a ridurre così il suo balcone? E ancora Kessinger? Questa sera parleremo dello strano fenomeno dei blocchi emotivi. Coincidenze astrali. Coincidenze astrali. Perché i parenti si sposano sempre il giorno della finale dei mondiali? Kessinger, perché la vicina di casa che suona il piano è alla prima lezione da 7 anni? Che click ci vuole per cambiare una ruota panoramica? Domande serie qui a Kessinger. Il razzismo verrà mai sconfitto? Ne parleremo con un paio di sociologi terroni. Mistero dei citofoni. Quale parte del cervello, se ti chiedono chi è, ti fa rispondere io? Kessinger, Kessinger, Kessinger! Kessinger. È vero che bere molte Red Bull rende nervosi? È vero? È vero? È vero, cazzo, è vero! Mistero delle penne Biro, quelle che non scrivono, vengono prodotte direttamente negli uffici postali? E infine i misteri della doccia. Quale legge gravitazionale fa squillare il telefono un attimo dopo che ti sei insaponato? La tendina della doccia è nata per appiccicarsi alla schiena? Kessinger. Kessinger. Cosa attrae il primo spruzzo ghiacciato sulla pancia? Ma soprattutto, il mistero più natalizio dei misteri, più scivoloso della slitta di Babbo Natale, più indigesto di un pandoro ricoperto con la polvere di marmo, più appiccicoso di un torrone nel microonde, come caspita è possibile che io sia vice direttore di Rai 2? Tutto questo è Kessinger! Uio! Vai! Grazie, grazie. Grazie. Grazie a Pierfrancesco Fabino, a Paola Concia, a Giorgia Meloni, al coro Firma, a Luz, ai grandi del Teatro dei Gordi, a Valentina Naselli, a Silvano Perfiore Ben. Grazie a tutti, alla regia, ai camera, a Beppe Caschetto, a Mimo Schiavone, alla produzione, a Silvia Giordani, a tutta la redazione, alla Sette, a tutta la Sette, a Paolo Ruffini, a Stella, alla Fiocchini, alle costumiste, alla scenografia, ai tecnici, luci, gli attrezzisti. Grazie agli autori, grazie ad Andrea Zalone, Luca Bottura, Francesco Previ, Alessandro Giuliano, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi e Stefano Andreoli e Alessandro Clemente. Anche questa Italia l'ha definita
grazie, grazie a Peppe Strazzeri, grazie ancora alla 7, grazie a tutti. Buon Natale a tutti voi che ci avete seguito. Grazie, speriamo di avervi fatto divertire. Adesso andiamocene in vacanza. Io volevo andare a sciare, non c'è neve. Vorrà dire che tornerò a Genova dalla mia famiglia a rivedere il mare. Ciao, grazie. Silvano Belfiore Band.